Eva Engershock. Sono finita in ospedale. Credevo di morire. Cosa le è successo? Eva Enger ha avuto un attacco di panico. Sono finita in ospedale. Credevo di morire. Eva Enger ha rilasciato una lunga intervista sull'ultimo numero del magazine oggi. In questa circostanza la popolare soubrette ha fatto una drammatica confessione. Di cosa si tratta? In pratica Eva Enger è finita in ospedale dopo aver avuto un forte attacco di panico. Per la mamma di Mercedes Enger questo non è stato affatto un periodo facile. Anzi. Difatti ha spiegato alla giornalista del magazine che un mese fa circa ha purtroppo assistito alla morte del suo autista Janosch. È stato terribile. Mi è morto tra le braccia. Un episodio che l'ha colpita nel profondo. Tanto che ogni volta che chiudeva gli occhi ripensava a quel dramma. Una situazione che ha causato un forte stress a Eva Enger, la quale un giorno è crollata. Ero all'IKEA con la mia famiglia e mi sono sentita male. Ero convinta di morire. Le mani mi si sono addormentate. Poi le gambe. A quel punto mio marito mi ha portata in ospedale. Eva Enger in ospedale. Solo dopo 10 ore ho iniziato a stare meglio. Eva Enger. Sempre in questa intervista rilasciata al magazine Oggi. Ha poi confessato che una volta arrivata in ospedale i medici hanno cercato di tranquillizzarla. Ma purtroppo da lì a poco ha avuto un altro attacco di panico. Eva Enger, la cui figlia è sempre al centro del gossip. Ha poi dichiarato che è stata costretta a prendere dei farmaci per calmarsi e solo dopo 10 ore in ospedale è riuscita a stare meglio. Gli attacchi di panico fanno un lavoro terribile sull'organismo. Per giorni sono stata uno straccio. È come se avessi avuto un infarto. La giornalista di oggi le ha però fatto presente che alla fine non ha avuto un vero e proprio infarto. E Eva Enger ha risposto seccamente che per via di questo problema ha avuto la sensazione di averlo avuto. Mercedes Enger. Sua mamma Eva svela. Tra noi non ci sono rapporti. Successivamente la giornalista del magazine Oggi ha domandato a Eva Enger come sono adesso i suoi rapporti con Mercedes. Le due hanno litigato e da tempo non si parlano più.
e Eva Enger non ha fatto mistero che ormai non ha più rapporti con sua figlia. Aggiungendo però che se qualora dovesse ricercarla si farà trovare. L'ex attrice di film per adulti ha poi dichiarato che tutta questa situazione la fa stare male. Mentirei se non lo riconoscessi.